Noi siamo contenti di essere la squadra del momento. È normale, siamo usciti allo scoperto, siamo lì davanti a tutti, siamo in tutte le competizioni. Adesso sta a noi continuare così, perché quando sei davanti a tutti poi dipende solo da noi stessi, speriamo di essere bravi. Essere consapevoli di poter vincere anche nelle domeniche meno brillanti, quando gli avvii sono stentati e le motivazioni tardano ad arrivare, è sicuramente una delle virtù del calcio dei forti. Per il momento a nessuno è dato sapere come finirà il campionato della Juventus, ma a tutti è già chiara la base sulla quale la strategia di Ancelotti si sta sviluppando. Anche in un primo tempo tatticamente esemplare del Bologna, a fronte di considerevoli difficoltà offensive, la tenuta difensiva è stata da grande squadra, lontano da dubbi che avevano alimentato lo scetticismo estivo. Le difficoltà che ci ha creato il Bologna nei primi 20 minuti stanno a dimostrare che la Juve ha fatto molto bene nei restanti 70, perché era una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra in forma, e il fatto che siamo riusciti a vincerla anche abbastanza bene dimostra che la Juve ha giocato una buona partita. E se riesci a giocare così a Torino con la Juve, già è molto difficile, ma se ce la fai devi cercare di concretizzare, perché la Juve poi si risveglia, la Juve è una grande squadra, in questo momento è in grandissima forma e pur non mettendoci sotto ha concretizzato un paio di episodi. Nella ripresa, al momento di cercare ad ogni costo il risultato, si imposta l'altra risorsa della Juventus di oggi, il trio d'attacco, che magari non emerge con continuità, ma incide negli attimi che contano. Del Piero non sarà ancora al massimo, eppure distribuisce di partita in partita assist decisivi. Zidane non sempre esce dal suo ricamo per linee orizzontali, eppure si esalta non appena un metro di spazio in più. E poi Inzaghi, uno che in carriera ha segnato 9 gol al Bologna e che in questa stagione colpisce come nessun altro, 17 reti complessive. Senza quella difesa, insistiamo, la Juventus non sarebbe comunque lì. Avete vinto anche la partita tra le due difese meno battute del campionato, su tutti emerge anche la prova di un giocatore, forse tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, anche a giudizio della tribuna stampa, che è Montero. Ah, di Montero parlano tutti forse un po' poco, forse anche perché lui non ama molto il palcoscenico, ma Montero è, oltre ad essere per noi un giocatore fondamentale, credo che sia uno dei migliori difensori al mondo.